Ciao a tutte e benvenute sul mio canale. Oggi per la realizzazione del nostro progettino estivo andremo ad utilizzare questo nuovo filato. Nuovo filato per me perché è la prima volta che lo acquisto ed è stata la prima volta che l'ho utilizzato. Si chiama, spero si pronunci così, Rosarios 4 e il tipo di filato è Mar dice che è della collezione classica ed è un 45% lino, 35% cotone e 20% acrilico. È un filato particolarissimo, a parte che eh, la screziatura dei colori è proprio bella e particolare di per sé. Ma poi, non so se riesco a farvelo vedere, però se tiro su due fili vorrei farvi vedere che leggermente lo spessore di questo filato cambia. Quindi a seconda del pezzettino di filo, vedete che anche qua... Si ingrossa nuovamente a seconda del pezzettino di filo che andrete ad utilizzare e a lavorare in quel momento eh, avrete proprio un effetto particolare sulla lavorazione. Che mischiata a questa particolare screziatura, adesso io ho preso questo sui toni del blu e dà molto effetto jeans, ma ce ne sono veramente di altri colori molto belli. Da una particolarità alla lavorazione che per me è affascinante, mi ha proprio affascinato. Il filato è molto facile da lavorare, anche se ha queste irregolarità. Io l'ho lavorato qui, dice di lavorarlo. Adesso lo guardiamo insieme, ve lo dico. No, non c'è scritto, io ho guardato sul, sulla pagina di merceria.spillo che è dove ho acquistato il filato. Anzi, vi ricordo che poi nella descrizione vi lascio il link di merceria.spillo se foste interessati. Comunque io ho guardato nella loro pagina quando è stato il momento di acquistarlo, perché eccolo qua, è all'interno. E dice che eh, può essere lavorato, non so se adesso voi vedete, vabbè facciamo così, tanto lo devo iniziare questo filato, quindi lo apriamo non mi piace smontare i gomitoli ma tanto lo devo utilizzare eh, che va lavorato con i ferri dal tre e mezzo al 4 e con l'uncinetto dal 4 e mezzo al 5 io sto lavorando tranquillamente con l'uncinetto del 4 e vi assicuro che il, la mia lavorazione è morbidissima e anche con il 4 pur avendo questa leggera irregolarità si lavora benissimo ma veramente veramente bene è proprio ehm, morbido e particolare da lavorare quindi eh, io ho utilizzato eh, per la mia taglia che adesso oggi come oggi è una 44 eh, con eh, de delle forme abbastanza rotonde perché eh, stando a casa ho messo su qualche chilo anch'io e quindi eh, da una 42 sono passata tranquillamente a una 44 per una 44 ho utilizzato 4 gomitoli, non completamente, questo è l'ultimo che andrò a, a utilizzare. Quindi 3 gomitoli completamente, questo mi serve per le rifiniture, per scendere ancora un pochino col bordino. Quindi 3 gomitoli e mezzo, di sicuro. Di questo filato sono gomitoli da 50 grammi, quindi in totale se ne contiamo 4 sono 200 grammi di filato. Eccolo qua: 50 grammi per 150 metri ha una buona resa. È vero che la mia canottierina è una canottierina estiva e quindi è traforata. Però direi che eh, se faccio conto che questo non lo vado a utilizzare tutto, vuol dire che ho utilizzato 175 grammi di filato ed è mh, comunque una buona, una buona resa per un, per, un, per un gomitolo da 50 grammi. Benissimo detto questo, io passerei alla realizzazione del nostro progetto. Allora, iniziamo la realizzazione del nostro progetto partendo dal collo. Ora. Io ho lavorato su un su 120 catenelle, il multiplo del nostro lavoro è un multiplo di 3, quindi eh, voi provatevi, fate le catenelle che volete mantenendo il multiplo di 3, provatevi e decidete la vostra scollatura, tenete conto che deve essere abbastanza scollato perché la lavorazione che andremo a fare è veramente poca, andremo a sviluppare pochi giri. Eh, chi ha una taglia un pochino più grande potrà ingrandirlo di un pochino ancora, quindi di un paio di centimetri al massimo, ma lo sprone eh, per questo modello è piuttosto piccolo, quindi ci serve una scollatura abbastanza ampia. Come vi dicevo, il multiplo è di 3 e io ho lavorato su 120 catenelle. Ora, per non lavorare su 120 catenelle, non registrare su 120 catenelle, che viene una cosa lunghissima, io lavorerò su un... Um, un campioncino più piccolino rispettando sempre comunque il multiplo di 3. Quindi andrò a realizzare: eh, vediamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, eh, 20, 20, 20, 21, 21. Facciamo 30, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Allora, quando andate a calcolare il vostro multiplo, ehm, io adesso ho fatto un campioncino da 30, ma fate conto sui 120, calcolate sempre eh, sì il multiplo di 3, però che questo numero sia divisibile per 2 quindi 120 divisibile per 2 perché è 60 eh, se io avessi fatto 127 non sarebbe stato divisibile era comunque un multiplo di 3 ma non sarebbe stato divisibile per 2 per dividere poi lo sprone è meglio se eh, avete un numero pari così almeno avrete moduli pari e sarà più facile per voi dividere una volta che avete stabilito le vostre catenelle andate a chiudere con una maglia bassissima e formate il vostro cerchietto il mio è un cerchietto e il vostro sarà un cerchiotto però così deve essere poi vi alzate con una due e tre catenelle 3 catenelle di separazione saltate una due catenelle di base nella terza una maglia alta di nuovo 1 2 catenelle di separazione saltate 2 catenelle di base nella terza una maglia alta di nuovo 3 catenelle di separazione scusatemi una due 3 catenelle di separazione Saltate due maglie di base e nella terza andate a fare una maglia alta. Di nuovo 1, 2, 3 catenelle di separazione. Saltate due maglie di base e nella terza una maglia alta. Andiamo avanti così per tutto il nostro giro. Finisco il mio giro lavorando 3 catenelle. Salto le due maglie, mi trovo sulle 3 catenelle del giro di partenza, entro nella terza. E lavoro una maglia bassissima adesso. Da questo giro, questo era il giro di preparazione. Da questo, gi da questo giro andremo a preparare a lavorare i nostri due giri che poi ripeteremo sempre eh, per tutto il nostro piccolo sprone. Quindi mi alzo con una, due, tre catenelle. Entro sì ancora non è proprio definitivo quindi entro nella prima maglia, sempre nella stessa maglia sottostante e vado a lavorare un'altra maglia alta, eh, maglia alta in questo modo, catenella di separazione. Vado sulla maglia alta, successiva entro nella maglia alta successiva e lavoro due maglie alte, una e una due, catenella di separazione, vado sulla maglia alta, successiva due maglie alte una e una due. Catenella di separazione, vado avanti così per tutto il mio giro. Arrivata alla fine del giro, una catenella e vado a chiudermi con una catenella nella terza catenella a partire dal basso. Ora, su un campioncino così piccolo, voi vedrete il lavoro chiudere. Vi assicuro che sul campione, sul vostro lavoro, che sarà più grande, non andrà. Ehm... A stringere a meno che voi non abbiate un filato e eh, un uncinetto diverso dal mio, che allora li cambia un po' tutto. Se vedete che va a chiudere invece di una catenella di separazione tra un gruppo di maglie alte e l'altro, fatene due. Ok, giro successivo, entro nel mio eh, nel mio archetto, entro tra le mie due maglie alte, lavoro una maglia bassissima e poi mi alzo con 3 catenelle, una, due, tre. Dentro tra una maglia alta e l'altra vado a lavorare un'altra maglia alta, una catenella e altre due maglie alte, una e una due. Così salto direttamente tra le due maglie alte successive e lavoro una maglia alta, una seconda maglia alta, una catenella, una maglia alta e una seconda maglia alta. Salto nelle maglie alte tra le due maglie alte successive e lavoro nuovamente una maglia alta, una seconda maglia alta, una catenella e altre due maglie alte. Quindi il modulo tra le due maglie alte sottostanti è 2 maglie alte, una catenella, due maglie alte e vado avanti così per tutto il giro. Arrivate alla fine del giro. Senza fare nessun tipo di catenella abbiamo fatto il nostro ventaglietto, entriamo nella terza catenella a partire dal basso della prima maglia e lavoriamo una maglia bassissima. Abbiamo realizzato 1, 2, 3 giri. 1, 2, 3. Andiamo a realizzare il quarto. Camminiamo con delle maglie bassissime fino al centro del nostro ventaglietto, dove abbiamo l'archetto da una catenella. Ci alziamo con una, due, tre. 3 catenelle, 2 catenelle in, eh, eh, di separazione, più sempre nello stesso archetto un'altra maglia alta. Questo sarà il nostro giro di punti V. Una catenella di separazione, andiamo nell'archetto successivo, vedete che entro nello spazio e anche qua un punto V, una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, una catenella, salto nello spazio successivo. Una maglia alta 2 catenelle, una maglia alta, una catenella di separazione. Salto nello spazio, succe nell'archetto, successivo, una maglia alta 2 catenelle, una maglia alta. Catenella di separazione. Vado nell'archetto successivo, una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta. E vado avanti così per tutto il giro. Una catenella di separazione tra un punto V e l'altro. E dentro il mio ventaglietto nello spazio del mio ventaglietto, un punto V fatto con una maglia alta, due catenelle e una maglia alta. Proseguo così fino alla fine del giro, arrivata alla fine del giro, una catenella e vado a chiudermi con una maglia bassissima nella terza catenella del giro di partenza. Ora entro nell'archetto e realizzo una maglia bassissima. Ora passiamo con il punto a ventaglietti, quindi 1 2 3 catenelle sostituzione una maglia alta. Entro nello stesso archetto, un'altra maglia alta, una catenella e di nuovo 2 maglie alte nello stesso archetto. Salto nel punto V successivo, entro e lavoro di nuovo 2 maglie alte, una e due una catenella e di nuovo due maglie alte nello stesso punto V salto nel punto V successivo nuovamente due maglie alte una e due una catenella e di nuovo due maglie alte una e una due punto V successivo nuovamente due maglie alte una catenella e due maglie alte di nuovo punto V successivo, due maglie alte, una catenella e due maglie alte, senza spazio tra un modulino e l'altro, quindi senza catenelle. Finito un ventaglietto, passo subito nel punto V successivo e lavoro di nuovo il mio modulo di ventaglietti, due maglie alte, una catenella e due maglie alte. Proseguiamo così fino alla fine del giro. Arrivati alla fine del giro andiamo a chiuderci con una maglia bassissima nella terza catenella a partire dal basso. Ora il giro successivo è il punto V, però andiamo a fare un piccolo aumento al nostro punto V per far allargare il nostro lavoro. Quindi entriamo camminando con delle maglie bassissime fino all'archetto centrale. Qua ci alziamo con una, due, tre catenelle sostituzione alla prima maglia alta. Tre catenelle di separazione, eccole qua. Poi carico il filo. Entro di nuovo nel mio punto V e vado a lavorare una maglia. Una catenella di separazione. Punto V successivo, di nuovo una maglia alta, una, 2 3 catenelle e di nuovo una maglia alta. Catenella di separazione, ventaglietto successivo, una maglia alta, una, due, tre catenelle di separazione, una maglia alta. Catenella di separazione. Ventaglietto successivo, una maglia alta, 1, 2, 3 catenelle di separazione, una maglia alta. E vado avanti così per tutto il mio giro. Arrivate alla fine del giro, una catenella di separazione, poi vado a chiudermi con una maglia bassissima nella terza catenella del giro di partenza. Adesso andiamo a realizzare il punto a ventaglietti con la modifica anche qui quindi entriamo con una maglia bassissima ci alziamo con 1 2 3 catenelle andiamo a realizzare altre due maglie alte una e due una catenella e di nuovo due maglie alte una no scusatemi 3 maglie alte 2 e una 3 salto direttamente nel punto v successivo e di nuovo 3 maglie alte 1 2 3 una catenella e 3 maglie alte, una, due, e una tre. Salto nel punto V successivo di nuovo una, due, tre maglie alte, una, catenella e 3 maglie alte, una, due, e una tre, salto di nuovo nella V, successiva e faccio di nuovo tre maglie alte, io ve lo ripeto un paio di volte in più così almeno lo memorizzate, una catenella e tre maglie alte. Una, due e una tre. E vado avanti così per tutto il mio giro. Finito questo giro, vado a bloccarmi subito eh, nella terza catenella a partire dal basso del mio giro di partenza ok questi sono i sei giri che io sono andata a realizzare per il mio sprone eccoli qua 7 scusatemi 1 2 3 4 5 6 e 7 allora se avete una taglia in più avete bisogno di fare un altro paio di giri andate a realizzare gli ultimi due giri che abbiamo fatto quindi il punto v con le 3 catenelle e ehm, l'ultimo ventagliato lo andate a ripetere un'altra volta per questo che vi dicevo vi serve una scollatura piuttosto ampia perché deve scendere, deve, lo sprone è proprio piccolino. L'unica cosa che andrete a fare è nel punto V andate a rispettare, invece di fare una catenella sola, andrete a fare due catenelle per distanziare eh, ancora un pochino la lavorazione. Però ecco, questo è il nostro sprone. Adesso, eh, una volta fatto il nostro pezzettino di sprone, andiamo a lavorare quest'altra parte. Allora, io ho lavorato la mia corolla per 8 cm, 7 8 cm. 8 cm. Dopodiché sono andata a staccare il filo e a sviluppare una parte, quindi o il davanti o il dietro perché saranno uguali, della mia maglia, vedete? Ho eh, trovato la misura che provandomelo, me lo sono provato e ho trovato la misura che mi serviva, quindi la parte dello scalfo davanti a seconda della corolla poi dovevo aprire questa parte per poter andare sotto le ascelle e quindi ho lavorato la mia prima parte quindi voi cosa dovete fare provarvi il lavoro stabilire qual è la larghezza che vi serve per partire mettere due marcapunti ovviamente partiamo nel centro del ventaglietto ah ecco ho finito sul giro dei ventaglietti quelli con tre maglie alte quindi non nel punto V ma con i ventaglietti Trovate la vostra misura e eh, mettete un marcapunti al centro dell'archetto. Io ho 12 ventaglietti per il davanti, 7 ventaglietti per la manica, 12 ventaglietti per il dietro e altri 7 per la manica. Il disegno che deve avere la nostra maglia. E questo ora io non sono brava a disegnare, quindi abbiate pazienza, eh. Ok, questo è il collo. Allora, noi abbiamo questa corolla. Ok, questa è la corolla che abbiamo fatto. Ora dobbiamo andare a lavorare questo pezzo che faccia questo movimento. In modo che, ecco, che lavorando si finisca esattamente sotto. Le ascelle al centro dove se avete su una maglietta o una canottiera eh, nel laterale avete le cuciture della vostra canottiera. Per intenderci, con questa parte dovete arrivare alle cuciture proprio del centro del vostro fianco. Basatevi su una canottiera che avete sotto e quando lo provate la vostra lavorazione deve finire quando arriva all'altezza della cucitura, perché poi dietro faremo la stessa cosa, poi una volta arrivati a questo punto, quindi quando abbiamo lavorato questo davanti e questo dietro, andiamo ad unire e proseguiamo in circolare. Però ci serve questa parte lavorata singolarmente ed è quello che faremo adesso. Quindi voi vi provate la vostra corolla. Io l'ho fatta di 18 cm. Voi volendo, potete scendere farla anche a 10 cm. Se avete una taglia in più, eh, qualche taglia in più vi serve, magari qualche centimetro in più. Eh? Quindi potete scendere di qualche centimetro. Dopodiché, vi fermate, ve la provate, vedete dove vi serve questa. Eh, questa partenza e poi andiamo a lavorare questo pezzettino io per prendere questa misura e stabilire che partenza mi serviva ho messo sotto una canottiera fate conto che io avevo sotto la mia canotta classica canotta intima per intenderci dove qui avevo le spalline e ho proprio preso la misura di dove la mia canottiera aderente al corpo seguiva lo scalfo manica quindi mi sono basata sulla costruzione della mia maglia tenendo in considerazione la canottiera che avevo sotto stabilite i vostri due punti di partenza e adesso iniziamo la lavorazione ora io l'ho già fatto da una parte perché mi, seguiva, mi serviva la guida di quello che sarei andata a realizzare facciamo questo insieme voi poi lo stesso, la stessa cosa che avete fatto su questo lato insieme a me la farete poi su quello davanti perché la lavorazione è identica entriamo nel nostro marca punti e fermiamo il nostro filo che abbiamo precedentemente staccato eh? in questo modo ora io ho una taglia piccola eh, tutto sommato quindi ho una 42 44 44 in questo periodo più 44 che 42 e non ho tantissimo seno quindi vado a fare subito vado a fare il primo giro senza aumenti e poi vado a iniziare l'aumento se avete tanto seno se avete una taglia più abbondante della mia prima di iniziare a curvare andate a realizzare un paio di giri stabilite lo voi provandovelo un paio di giri senza fare gli aumenti quindi senza fare subito la curvatura scendete io adesso parto vado dritta per un paio per due giri dopodiché faccio subito questa curvatura. Se voi avete delle taglie in più o avete molto più seno di quello che ho io, eh, ci vuole poco, cosa fate? Fate più giri diritti e poi fate la vostra curvatura. Quanti giri diritti dovete stabilirlo voi provandovi il lavoro addosso? Perché proprio dovete stabilirlo a seconda del, della taglia che avete e della quantità di seno che eh, avete. Ovviamente un seno più prosperoso tirerà più il, fili, il, il lavoro e quindi avrà bisogno di più discesa. Quindi io vi faccio vedere come vado a curvare, ma la curvatura provatevela addosso e stabilite voi come realizzarla. Ok, allora ho legato il mio filo dentro a metà del mio archetto. Ora qui devo lavorare il punto V e lo lavoro normalmente, quindi entro 3 catenelle di, di, in sostituzione della maglia alta, 3 catenelle di separazione, 3, più entro sempre nell'archetto una maglia alta abbiamo fatto il primo punto v una catenella entro nell'archetto successivo delle mie, dei mie del mio gruppetto di 3 maglie alte una catenella 3 maglie alte entro nell'archetto e lavoro nuovamente il punto v una maglia alta 3 catenelle una maglia alta una catenella di separazione vado nel eh, ventaglietto successivo di nuovo il mio punto v proseguo così fino al marcapunti ci vediamo al marca punti arrivate sul marca punti andiamo a realizzare l'ultimo punto v nel nostro archetto 1 3 catenelle e un'altra maglia alta sempre nello stesso archetto e abbiamo fatto il primo giro ora dobbiamo andare a realizzare il secondo anche il secondo non, non avrà aumenti noi gli aumenti li faremo solo sui giri di punto v quindi il primo giro non l'abbiamo fatto Secondo giro quello di ventaglietti. Volto il lavoro perché devo tornare indietro, devo tornare al mio marca punti entro nell'archetto con una maglia bassissima e poi mi alzo 1, 2, 3 e lavoro il mio eh, ventaglietto di tre maglie alte, quindi una l'abbiamo già fatta 2, 3, una catenella e di nuovo nell'archetto 3 maglie alte 1, 2, 3 ok, salto nell'archetto, nella punto V successivo, di nuovo il mio ventaglietto, 3 maglie alte, 3, una catenella, 3 maglie alte, 1, 2 e 3, una catenella di separazione, salto nel punto V successivo, e faccio di nuovo il ventaglietto, arrivo fino al punto V dove c'è il marcapunti, arrivate sull'ultimo punto V, Entriamo nel nostro punto V e lavoriamo i nostri ventaglietti, quindi 3 maglie alte, 1, 2. Aspettate eh, che mi si è attosigliato il filo, quindi 1, 2, 3, una catenella. E sempre nello stesso archetto altre tre maglie alte una, due, e tre. Ok, questi qua sono i primi due giri che io non ho fatto senza aumento. Ora, se voi avete bisogno di scendere ancora un pochino prima di fare la curvatura, fate altri due giri o tre giri in questo modo quindi sempre la ripetizione dei due giri eh? quindi, se già fate un'altra ripetizione, scendete di un bel pezzettino. Se invece avete bisogno, avete provato, vedete che dobbiamo dovete già curvare come me, adesso iniziamo a fare gli aumenti. Da dove ci troviamo quindi sull'ultima maglia, ci alziamo con 1, 2, 3 catenelle. Voltiamo il lavoro, nella stessa maglia di base, quindi qui, andiamo a realizzare, allora, 1, 2, 3 catenelle, sostituzione alla prima maglia alta, 3 catenelle di separazione, carichiamo il filo, entriamo nella stessa maglia di base e lavoriamo una maglia alta. Abbiamo fatto il nostro punto vi esterno che è il nostro primo aumento, questo inizierà a curvare. Ora, catenella di separazione, andiamo nel primo ventaglietto, eccolo qua, e lavoriamo il nostro punto vi normalmente, quindi una maglia alta, 1, 2, 3 catenelle, una maglia alta. Eccolo qua. Catenella di separazione, ci spostiamo nell'archetto successivo di nuovo una maglia alta, 3 catenelle, una maglia alta. Andiamo avanti normalmente fino all'ultima eh, ventaglietto e ci troviamo qui. Arrivate sull'ultimo ventaglietto dobbiamo fare il nostro aumento, quindi entriamo nello spazio di una catenella e lavoriamo il nostro normalissimo punto B1, 3 catenelle e l'altro l'altra maglia alta una catenella e ora l'aumento quindi carichiamo il filo andiamo nella nella terza catenella della prima maglia sottostante e lavoriamo una maglia alta 1 2 3 catenelle e una maglia alta ecco qua che abbiamo fatto l'aumento anche da questa parte ora il giro successivo è quello dei ventaglietti e non aumenti perché abbiamo detto che l'aumento è solo sul punto V quindi volto il mio lavoro Entro nel primo punto V, maglia bassissima, mi alzo con una, due, tre catenelle e riparto due maglie alte, una, due, una catenella e di nuovo tre maglie alte dentro nel mio ventaglietto, una, due, tre. Io prima vi ho detto due maglie alte perché la terza è già quella con le tre catenelle. Eh? Salto nell'archetto, nel ventaglietto, nel punto V successivo e lavoro di nuovo 3 maglie alte, una. 2 3 una catenella e 3 maglie alte 1 2 e una 3 salto nel nell'archetto successivo di nuovo 3 maglie alte una catenella 3 maglie alte, così fino all'ultimo punto V lavoriamo anche l'ultimo punto V normalmente ok, se appoggiate il vostro lavoro vedrete che in questo modo il vostro lavoro inizierà a curvare notevolmente. Anche qui io adesso vado a fare gli ultimi due giri con l'aumento perché io devo curvare velocemente. Se voi non avete bisogno di curvare così tanto, andrete a fare un giro con l'aumento, il giro successivo lo ripeterete normalmente, quindi senza fare un altro aumento, e poi farete l'aumento dopo. Gestitevi bene questi aumenti. Perché veramente a seconda della taglia ci sarà bisogno di allargare prima o dopo? Io vado a fare gli ultimi due giri con l'aumento, dopodiché io stacco il filo perché io sono arrivata. Vedete, che anche di qua ho fatto pochi giri. Se voi invece dovrete andare avanti, andrete a fare il quarto aumento nel, nel quarto giro. Il giro io conto tutti e due, le, tutti e due i giri, eh. Il quarto aumento sul, secondo, sul, eh, sul quarto modulo, il quinto aumento sul quinto modulo a seconda di quanto vi serve. Una volta che avete capito come fare l'aumento, l'aumento è sempre quello. Allora, arrivato alla fine, volto il mio lavoro, 3 catenelle, 3, più 3 di separazione, e vado a fare una maglia alta sempre nella prima maglia alta sottostante. Qui. Ecco che abbiamo realizzato il nostro punto V ed è diventato un aumento catenella entro nell'archetto subito dopo e vado a lavorare il mio punto V. 2 3 e punto V. Eccolo qua. Proseguo così fino dall'altra parte che facciamo un aumento insieme. Eccoci sull'ultimo sull'ultimo ventaglietto vado a fare il mio punto V, primo punto V nell'archetto, 2 3 Così. una catenella e poi l'ultimo punto V che è il mio aumento lo vado a fare sulla terza catenella a partire dal basso della prima maglia sottostante quindi quella proprio ad angolo una maglia alta 1 2 3 3 catenelle una maglia alta in questo modo volto il mio lavoro entro con una maglia bassissima nell'archetto e 1, 2, 3 catenelle sostituzione alla prima maglia alta, poi altre due maglie alte, una, e una, due, una catenella e altre tre maglie alte, una, due, e tre nel primo archetto. Il nostro aumento. Mi sposto nell'archetto successivo di nuovo 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte. E arriviamo così fino in fondo. Ok, io ho lavorato anche l'ultima maglia, vedete che il mio lavoro curva. Se vado a metterlo con l'altro questa questo è lo scalfo manica che sono andata a realizzare per le mie braccia. Ora, voi se dovete proseguire andate avanti e allungate ancora. Se invece siete arrivati a misura come me, staccate il filo e andate ad eseguire anche la parte dietro. Ci vediamo poi per unire le due parti. Ok, finito di fare aumenti, eh, dopo che avete lavorato sia il davanti che il dietro, ci ritroviamo a questo punto. Io ora cosa faccio? Volto il mio lavoro e torno nel mio archettino, quindi una maglia bassissima, una maglia bassissima nella maglia successiva, entro nel mio archettino e lavoro il mio punto V, 3 catenelle in sostituzione alla maglia alta, 3 catenelle di separazione, di nuovo 3 catenelle in sostituzione. Alla maglia alta, una catenella di separazione. Vado nel ventaglietto successivo e lavoro di nuovo il mio punto V. 1 2 3 di nuovo maglia alta. Proseguo così per tutta la lunghezza e arrivo all'angolo. Ci vediamo quando siamo sull'angolo. Arrivato sull'altro lato, io ho lavorato, cioè sul su, sì, sull'altro lato, ho lavorato il mio punto V. Poi vado a prendere la parte retro una catenella, entro nell'archetto successivo e vado a fare il mio punto V, una maglia alta, 3 catenelle, una maglia alta. E in questo modo abbiamo attaccato il nostro laterale. Poi quando andremo a rifinire la nostra manica, perché la nostra manica ha bisogno di essere rifinita, quando andremo a rifinire andremo a rifinire anche la parte sotto, ovviamente. Eh? però in questo modo noi abbiamo attaccato entro nell'archetto successivo e vado a lavorare il mio punto p. ora proseguo per tutta la lunghezza e ci vediamo all'altro lato per chiudere insieme il giro eccoci alla fine del giro entro nell'ultimo ventaglietto e lavoro il mio punto b 1 e così vado a prendere la parte dietro qui avevo iniziato col mio punto v quindi entro nella terza catenella a partire dal basso e vado a fermarmi con una maglia bassissima e anche qui abbiamo bloccato il nostro lavoro poi qui vediamo o di andare a chiudere con la rifinitura, ma penso che chiuderemo con la rifinitura, oppure di andare a bloccare con il filo. Però intanto abbiamo creato il, il nostro scalfo manica. Adesso il giro successivo è un giro eh, normalissimo di eh, ventaglietti, quindi io entro con una maglia bassissima nel mio primo punto V, mi alzo con una, due, tre catenelle, lavoro le altre due maglie alte, una. E una 2 una catenella e di nuovo le tre maglie alte una due e tre salto nell'archetto successivo di nuovo tre maglie alte una due tre una catenella e di nuovo tre maglie alte una due e tre andiamo avanti così per tutto il nostro giro Adesso vi do qualche indicazione per come proseguire il lavoro, allora, dallo scalfo manica, quindi da quando abbiamo fatto lo scalfo manica io ho lavorato ancora 1, 2, 3, quindi sei giri di lavorazione come per lo sprone, quindi un giro a punto V e un giro a ventaglietti, un giro a v, un giro a punto V, un giro a ventaglietti, un giro a punto V, un giro a ventaglietti sono arrivata all'estremità più sporgente del mio seno con questa lavorazione senza fare aumenti quindi dalla chiusura dello scalfo manica sono andata avanti per vi dico subito 7 centimetri sono arrivata così alla parte più sporgente del seno facendo la stessa lavorazione che abbiamo fatto per tutto lo sprone dopodiché ho lavorato per un bel pezzetto e anche qua vi dico la misura sono 20 centimetri eccolo qua eh, togliendo il giro di eh, ventaglietti e lavorando solo il giro di punto v vedete che c'è solo il giro ho lavorato l'ultimo giro di ventaglietti dopodiché sono andata avanti per 20 centimetri lavorando solo giri di punti V, che sono uno dei due giri della nostra lavorazione. Questo l'ho fatto per eh, poter andare ad ampliare in comodità il mio lavoro, quindi ho, ho fatto degli aumenti che adesso vi spiego. Allora, andiamo dove ho messo i marcapunti, che così è più chiaro. Io ho realizzato. Eh, subito dopo l'ultimo ventaglietto ho realizzato un giro di punto V normale quindi quello che abbiamo fatto fino, ad è, avevamo fatto fino adesso quindi una maglia alta 3 catenelle una maglia alta una catenella di separazione e di nuovo una maglia alta 3 catenelle una maglia alta una catenella di separazione ho fatto solo un giro per preparare il mio lavoro dal giro subito dopo io ho lavorato per 5 giri 1, 2, 3 4 e 5 giri facendo un leggero aumento. Quindi il mio leggero aumento cosa vuol dire? Che io ho lavorato i miei punti V normalmente una maglia alta, 3 catenelle, una maglia alta, ma tra un punto V e l'altro, invece di una catenella sola di separazione, io sono andata a realizzare 2 catenelle di separazione. Quindi 5 giri lavorando una maglia alta, una, eh, 3 catenelle, una maglia alta nell'archetto sottostante. 2 catenelle di separazione archetto sottostante, una maglia alta, 3 catenelle, una maglia alta, 2 catenelle di separazione, così per 5 giri. Dopo 5 giri sono andata a realizzare un altro piccolo aumento e anche questo l'ho ripetuto per 5 volte, 1, 2, 3, 4 e 5. Il mio piccolo aumento consiste nel fare sempre il mio punto V normalmente, quindi una maglia alta, 3 catenelle, una maglia alta nell'archetto sottostante. Invece di 2 catenelle di separazione, 3 catenelle di separazione. Archetto successivo. Una maglia alta 3 catenelle, una maglia alta. Invece di 2 catenelle di separazione, 3 catenelle di separazione. E questa cosa l'ho ripetuta per 5 volte. Dopodiché, l'ultimo momento che sono andata a fare fino a questo punto è di nuovo di 5 volte. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5 volte. Eh... L'aumento è sempre lo stesso. Quindi, nell'archetto sottostante, punto V normale, una maglia alta 3 catenelle una maglia alta. Per spostarmi nell'archetto successivo, questa volta sono andata a realizzare 4 catenelle. Quindi la mia lavorazione sarà eh, punto V normalissimo 4 catenelle di separazione. Nell'archetto sottostante, punto V normalissimo. Quindi tre maglie, tre, tre, una maglia alta 3 catenelle una maglia alta, per spostarmi all'archetto successivo 4 catenelle. Questo l'ho fatto 5 volte. Mi sono provata spesso il lavoro addosso per vedere se si allargava quello che desideravo e si allargava con armonia, e sono stata soddisfatta di averlo fatto per 5, eh, ogni 5 giri. Volendo, vo volendo farlo allargare di meno, questi aumenti potete farli ogni 7, ogni 8, ogni 10 giri, volendo farlo allargare di più, potete diminuire lo spazio, quindi farli magari ogni 3 giri. Questo potete gestirlo voi. Ricordatevi che più aumenti andate a fare, più il vostro lavoro si dirada, ovviamente, e più, eh, più spazio e più catenelle dovete andare a montare. Fatti questi 20 cm, io voglio andare eh, a rifinire comunque la parte sottostante del mio lavoro, ritornando a lavorare con il mio classico punto. Allora, io sono arrivata a vedere che questa apertura, quindi largo così, per me è perfetto, va benissimo, non lo voglio troppo grande. Allora, da adesso in poi vado eh, a fare lo stesso punto de, del mio sprone, ovviamente rispettando eh, gli aumenti, perché noi abbiamo fatto degli aumenti che adesso dobbiamo andare comunque a rispettare. Quindi vi faccio vedere come ripartire. Una volta che avete fatto i vostri aumenti col punto V e volete ripartire con la lavorazione dello sprone, da dove vi trovate? 3 catenelle come abbiamo fatto fino adesso eh? 3 catenelle entro dentro e lavoro 1 2 maglie alte eccole qua in sostituzione alle eh, scusatemi in sostituzione a niente sono tre maglie 2 maglie alte più le 3 catenelle in sostituzione alla prima maglia una catenella di separazione mi sposto e sto sempre nel mio archetto e mi di nuovo 3 maglie alte 1 2 e 3, così sono andata a riprendere il mio punto dello sprone. Eccolo qua, solo che poi dobbiamo spostarci dall'altra parte. Ovviamente, adesso per spostarci dall'altra parte dobbiamo fare delle catenelle: quindi 1. 2 catenelle per me sono sufficienti mi perché ho fatto 4 maglie eh, so, mi sono fermata a 4 maglie di separazione se voi avete più maglie dovrete fare più catenelle io mi calcolo più o meno la metà quindi se ne ho fatte 4 faccio 2 catenelle se ne avessi fatte 6 ah, se fosse a 6 catenelle ne farei 3 se avessi fatto 5 catenelle probabilmente avrei fatto comunque 3 per non far tirare il lavoro però valutate voi a seconda di quante catenelle avete fatto sotto e poi vi spostate nell'archetto successivo di nuovo 1-2 scusatemi nell'archetto successivo una maglia alta 2 maglie alte 3 maglie alte una catenella ancora 3 maglie alte nell'archetto sottostante 1 2 3 e abbiamo ripreso il nostro punto 2 catenelle di separazione vado nell'archetto successivo e lavoro di nuovo il mio ventaglietto di 3 maglie alte 1 2 3 una catenella e tre maglie alte una due tre ora finiamo questo giro ci vediamo per il prossimo così vediamo insieme come fare il punto v e poi procediamo eh, tranquillamente da sole finito il mio giro io vado eh, a rifare il mio giro di punto v perché andremo comunque sempre ad alternare i due giri come abbiamo fatto per tutto lo sprone quindi cammino con le maglie bassissime fino ad arrivare nell'archetto nell'archetto mi alzo con una 2 3 catenelle in sostituzione alla prima maglia alta 1 2 3 catenelle di separazione e una maglia alta sempre nell'archetto di nuovo 1 2 3 4 catenelle perché io sono arrivata a fare gli aumenti da 4 entro poi nell'archetto tra i miei ventaglietti e lavoro di nuovo il mio punto v una maglia alta 3 catenelle una maglia alta di nuovo 1 2 3 4 perché ho fatto gli aumenti da 4 se fosse arrivata a 6 farei 6 catenelle qua mi sposto poi nell'archetto successivo e vado a fare il mio punto v 1 2 3 in una maglia alta in questo modo nel giro dei ventaglietti 2 catenelle nel giro dei punti vi 4 catenelle perché sono quelli con cui mi sono fermata con i giri di aumenti adesso proseguo eh, con la mia lavorazione per un tot di giri con questo punto ci vediamo più avanti allora io ho lavorato un po' di giri eh, dopo i nostri giri a punto vi ho lavorato un po' di giri a ventaglietti sono ehm, Fino a, a, alla lunghezza che desideravo. Dopodiché sono passata a fare le rifiniture, quindi adesso noi insieme andremo a fare le rifiniture. Voi con questa lavorazione potete lavorare a oltranza e far diventare anche un copri costume la nostra canottiera, perché se continuate così potete tranquillamente scendere quanto volete e far diventare eh, copri costume o un vestitino o, o una maxi maglia, quello che volete la nostra la nostra canotta. Io non la volevo tanto lunga. Ora Vado a rifinire, quindi andrò a rifinire il collo, le manichine e poi andiamo a rifinire la nostra, il nostro fondo. Allora, per il collo questo è il davanti, quindi io vado sul retro del lavoro, prendo il mio filo e sul collo non vado a fare niente di particolare, entro in un qualsiasi archetto, vado a legare il mio filo. Noi avevamo fatto due catenelle, una maglia alta all'inizio. Quindi io entrerò nel mio archetto e lavorerò una maglia bassa, una seconda maglia bassa e una maglia bassa sulla maglia alta sottostante. Di nuovo, una maglia bassa nell'archetto, una seconda maglia bassa nell'archetto e una maglia bassa dentro la maglia alta. Di nuovo, una maglia bassa nell'archetto, una seconda maglia bassa nell'archetto e una maglia bassa nella maglia alta. Vado avanti così per tutto il giro, ci vediamo alla fine del giro fatto tutto il mio giro arrivo dietro chiudo con una maglia bassissima e poi vado a staccare il filo io ovviamente lo faccio con la, la mia solita eleganza ok e il nostro collo l'abbiamo bordato vedete che già con un semplicissimo giro di maglie basse abbiamo rifinito tutto quello che c'era da rifinire ora passiamo alla nostra manichina allora prima di tutto dobbiamo andare a chiudere questo spazio che avevamo lasciato aperto per comodità quindi entro sempre col mio uncinetto nella prima catenella mm, allora aspettate che dobbiamo tre maglie alte ok nella prima catenella della prima maglia alta quindi proprio qua poi entro anche dall'altra parte sempre maglia alta sempre nella terza catenella passo il filo faccio un notino e in questo modo ho chiuso e ho bloccato il mio lavoro. Vedete che in questo modo è uguale a tutto il resto della lavorazione. Adesso anche qua io vado semplicemente a rifinire con un giro eh, di maglie eh, basse. Quindi fermo bene il mio filo, realizzo una maglia bassa proprio nel mezzo, in modo che, una catenella scusatemi, in modo che vada a fermare il mio lavoro. Dopodiché una maglia bassa. Dopodiché vado a lavorare una maglia bassa nella maglia alta. Poi mi si presenta l'archetto: l'archetto è formato da 3 catenelle. Quindi io vado a fare 3 maglie basse. Una maglia bassa nel nodino di congiunzione. Una maglia bassa nell'archetto della maglia alta. Archetto di 3 catenelle. Vado a realizzare 3 maglie basse. Una. 3 anellino di congiunzione maglia bassa maglia alta una maglia bassa dove ho le tre catenelle vado a fare di nuovo le tre maglie basse 1 2 3 anellino di congiunzione no qui abbiamo eh, l'angolo perché giriamo quindi entriamo nell'angolo maglia bassa Dopodiché iniziamo a lavorare sul diritto, vedete che abbiamo le tre maglie alte, una maglia bassa in ogni maglia alta sottostante, quindi una, due, tre. Tra una, un, un, un ventaglietto e l'altro facciamo una maglia bassa e poi di nuovo una maglia bassa dentro le tre maglie alte sottostanti, una, due, tre. C'è l'archetto, nell'archetto una maglia bassa, nuovamente una maglia bassa dentro le tre maglie alte sottostanti. Nello spazio tra un ventaglietto e l'altro, maglia bassa. E poi di nuovo una maglia bassa su ogni maglia bassa la maglia alta sottostante. Nell'archetto una maglia bassa e riparto. Proseguiamo così per tutto il giro e ci ritroviamo per la chiusura. Arrivate alla Scusate il gatto, arrivate alla fine del giro, entriamo con una maglia bassissima nella prima maglia che abbiamo re realizzato, io poi mi sposto nella maglia dopo, realizzo di nuovo una maglia bassissima, una catenella e vado sempre con la mia solita eleganza a staccare il filo. E abbiamo così bordato e chiuso anche la, il nostro scalfo manica. Adesso la stessa lavorazione andiamo a farla nell'altra eh, nell manica ovviamente e poi ci vediamo per il bordino finale. Ok, torniamo sul fondo del nostro lavoro e io ho interrotto la mia lavorazione nel giro di ventaglietti, quindi 3 maglie alte, una catenella 3 maglie alte. Ora vado a fare il mio ultimo giro di rifinitura e cammino con delle maglie bassissime fino all'interno dell'ultimo archetto. Anzi no. Allora, da dove siamo? Quindi dalla eh, siamo sulla prima maglia alta sottostante. 1, 2, e 3 catenelle: vado a lavorare una maglia alta sopra ogni maglia alta sottostante quindi 2 e una 3. All'interno del mio archetto vado a lavorare 3 maglie alte, una, due e tre. Ok, e poi vado a lavorare nuovamente le tre maglie alte successive, una, due e una 3 in questo modo mi sposto sulla maglia alta successiva senza fare catenelle in mezzo mi sposto sulla maglia alta successiva e lavoro una maglia alta una seconda maglia alta sulla maglia alta successiva una terza maglia alta sulla maglia alta successiva all'interno dell'archetto 3 maglie alte una due e una tre dopodiché 3 maglie alte sulle tre maglie alte sottostanti una 2 e una 3 praticamente su ogni ventaglietta andiamo a lavorare 9 maglie alte 3 3 e 3 9 mi sposto di nuovo subito sulla maglia alta successiva senza catenelle di mezzo e lavoro 3 maglie alte sulle tre maglie alte sottostanti 3 maglie alte all'interno dell'archetto una due e una 3 e 3 maglie alte sulle tre maglie alte sottostanti: una, due e una 3. Ed ecco qua. Questa è la lavorazione che andremo ad ottenere. E per quanto mi riguarda, è anche il mio giro di rifinitura. Benissimo. Questo è tutto quello che avevo da dirvi, spero che il progetto vi sia piaciuto e spero che vi sia stato semplice eh, da realizzare. Come sempre, grazie, se avete voglia di iscrivermi al mio canale iscri iscrivetevi, cliccate anche sulla campanella per rimanere aggiornati con i prossimi tutorial e se avete voglia di chiacchierare con me iscrivetevi al gruppo Facebook insieme tra Chiacchiere e Gomitoli. Grazie a tutte e alla prossima!